tempo non esiste. La distinzione tra passato, presente e futuro è un'illusione. Supereroi di Paolo Genovese, che arriverà nei cinema il 23 dicembre, è un film su una coppia e sulla capacità di restare uniti di fronte a qualsiasi evento. Il regista di Perfetti Sconosciuti questa volta non porta al cinema una commedia, ma un film sentimentale, intenso, a tratti drammatico, in cui ogni sfumatura emotiva viene resa perfettamente dai due attori protagonisti, Alessandro Borghi e Jasmine Trinca. Anna è una fumettista dal carattere impulsivo, nemica delle convenzioni. Marco, un professore di fisica, convinto che ogni fenomeno abbia la sua spiegazione. Un film che già in scrittura, già quando ci siamo incontrati per la prima volta con Paolo, era pieno, c'era questa storia che era molto presente, c'erano questi personaggi che vivevano all'interno di questa storia, che è stato anche un film lungo, che quasi ci sorprendevano mentre lo stavamo facendo, cioè ogni giorno riuscivi, almeno per quanto mi riguarda, riuscivo a scoprire delle parti nuove del personaggio, perché poi avendo un arco cronologico molto ampio, insomma, mi sono molto divertito e credo che sì, sia un film pieno di cose, pieno di storia, mi piace molto. Supereroi ha una costruzione originale, segue la coppia nel corso di 20 anni, alternando il racconto di due fasi diverse della loro vita. Il tempo è, secondo il regista, il fattore che rende una semplice coppia una coppia di supereroi. Una coppia che va avanti nel tempo e quindi che affronta le varie ere della coppia, l'inizio, la maturità, insomma una progressione temporale. Diventano veramente coppia perché affrontano anche i cambiamenti personali con i quali devi fare i conti, no? Persone cambiano e tu non sai mai il tuo partner in che direzione si evolve, soprattutto se racconti 20 anni di tempo. Se in Perfetti Sconosciuti Genovese raccontava le patologie delle coppie, i lati oscuri di ognuno, quindi l'impossibilità di avere un rapporto duraturo, qui mostra una strada possibile, lastricata di sincerità e condivisione. Alla domanda quale sia la missione più difficile per una coppia di supereroi, Jasmine Trinca risponde. In questo senso, nella resistenza di cui parliamo, mantenere una grande complicità che nel nostro caso, nel film, passa attraverso anche il divertirsi insieme, ridere di noi stessi e amarsi profondamente, anche in maniera passionale.